protagonista si materializza nei minuti finali di un match che stava scivolando via stancamente sullo 0-0. Sei minuti per chiudere anche le porte dell'Europa ad una squadra che non ha più motivi in questa stagione. Il finale di San Siro è uno squallido show dei tifosi nerazzurri che costringe l'arbitro inglese Barber ad interrompere il gioco per alcuni minuti. Appena 15.000 spettatori per la sfida tra nerazzurri e la squadra basca, ma tra questi ci sono due CT azzurri, Giovanni Trapattoni e Claudio Gentile. Con gli spagnoli che devono fare la partita, l'Inter si vede poco in avanti. La prima iniziativa è di Serena, il suo tiro centrale è bloccato da Herrera. Moreno, sicuramente il più pericoloso dei suoi, agisce anche da suggeritore, ma in questo caso Pablo è in ritardo. Chiusura di tempo di marca interista, prima è Di Biagio a provare la conclusione con Herrera che si salva in due tempi. E poi è Blanc a battere a colpo sicuro, ma sulla linea salva Begogna, forse con un braccio. Nella ripresa è l'Alavés a dominare le scene sfiorando il vantaggio almeno tre volte contro l'unica occasione interista firmata a Recoba poco prima della mezz'ora, quella che poteva decidere l'esito del match. Arriva invece l'1-2 dei baschi, prima il vantaggio di Jordi Cruyff con la deviazione decisiva di Cirillo, poi il raddoppio dell'ex romanista Ivan Tomic che sancisce senza discussioni la resa dell'Inter che va ad ingrossare le fila del calcio italiano, grande sconfitto in Europa. Inter, abbiamo visto che dunque ha toccato il fondo una serata, quella di ieri, che ha rappresentato una sconfitta per tutti, anche per chi ha scatenato la violenta protesta sugli spalti. Il nostro servizio. Al secondo gol degli spagnoli succede il finimondo e i tifosi scaricano tutta la loro rabbia, prima tentando di invadere la tribuna d'onore e successivamente buttando di tutto in campo, tanto da costringere l'arbitro a sospendere la gara per 6 minuti. Quella di ieri sera è sicuramente una delle più brutte pagine scritte dall'Inter in questi ultimi anni. D'altronde, con sole 2 azioni gol, la squadra di Tardelli è apparsa impaurita, pasticcione e senza idee. Non poteva chiedere di più. E succede così che a passare il turno e con merito sono i modesti, ma ricchi di motivazioni e concreti spagnoli dell'Alaves, mentre ai stramiliardari e coccolati campioni nerazzurri non resta che chiedere scusa a tutti. Ci scusiamo con tutti, soprattutto con i tifosi, con la società. Adesso bisogna guardare avanti. Sappiamo che è una situazione difficilissima perché ci si dà tutto storto, i risultati, il gioco, però dobbiamo pensare a domenica perché il campionato continua per noi. Qua non è che c'è un solo responsabile, ci prendiamo la responsabilità tutti. Non è che una sola persona è quello che sbaglia, sbagliamo tutti e così come il mister è con noi, noi siamo con il mister. E l'Italia